Buongiorno a tutti gli utenti di borse.pro, bentornati ai nostri appuntamenti settimanali. Oggi valuteremo i mercati per vedere come iniziare dopo le feste pasquali. Allora, apriamo la piattaforma MetaTrader, potete scaricare una delle MetaTrader tramite uno dei broker partners, quindi vi invitiamo ad aprire una demo o un conto reale e a contattarci a esperti@borse.pro. Per quanto riguarda i grafici, andiamo subito sulla valuta EURUSD, che sicuramente è una delle valute che interessa la maggior parte dei nostri lettori, essendo quindi tra le più tradate. EURUSD si mostra in una configurazione molto difficile da interpretare, dove i prezzi sono incastrati tra un canale rialzista e dei massimi decrescenti, che significa una forte indecisione nel mercato. E tra l'altro possiamo notare che i prezzi sono già fermi sulla media centrale di Bollinger da diversi giorni. Da questo punto potrebbero quindi cercare di muoversi o verso la prima resistenza o verso il primo supporto. Successivamente, quindi, dovremmo valutare o un rimbalzo verso l'alto o una rottura al ribasso, e viceversa, per quanto riguarda invece la formazione rialzista, quindi o un ritorno verso il basso nuovamente o una rottura della resistenza per il ritorno superiore. Non è semplice sicuramente individuare una di queste figure, e le figure potrebbero quindi, come vedete, creare degli incasinamenti totali che ancora non ci aiuterebbero a muoverci sotto questo aspetto. Per quanto riguarda le altre valute, andiamo a valutare sterlina USD, che è sicuramente una di quelle che invece attualmente ci mostra un trend abbastanza deciso. Come notiamo, c'è un canale rialzista che continua a dare buona soddisfazione, che si è messo al rialzo perché gli permette di muoversi, come vedete, quindi con molta linearità. E tra l'altro il canale sta mostrando una forza importante che gli permette di sicuramente andare in alto verso la banda centrale di la banda superiore di Bollinger. Questo movimento potrebbe essere sfruttato anche da noi, grazie quindi anche alla considerazione rialzista che già avevamo avuto in passato e che quindi ci ha fatto accumulare posizioni per poi prendere profitto. Passiamo poi agli indici, quali ad esempio l'indice DAX. L'indice DAX, come notato sul grafico daily, è incastrato su diversi livelli di supporto e resistenza già da diversi mesi. Il trend quindi non è ancora riuscito a definirsi negli ultimi 2 o 3 mesi. E adesso quindi valuteremo noi un acquisto, cioè una vendita sulla resistenza, quindi per un ritorno ribassista. La rottura della resistenza eventualmente dovrebbe spingerci verso l'alto, quindi dovremmo stare attenti a questa situazione. Se invece i prezzi torneranno sotto il supporto, da qui valuteremo un acquisto, quindi un rimbalzo sul supporto. Quindi oggi sicuramente non potremmo muoverci. Sull'S&P 500 invece vediamo un trend rialzista abbastanza chiaro. Tra l'altro oggi, proprio oggi, è andato un segnale rialzista, significa che domani mattina potremmo valutare un acquisto che come target potremmo avere il ritorno a 1900 punti. Poi concludiamo con l'indice italiano, FTSE MIB, che come notate continua anche lui in una fase di trend rialzista importante. I prezzi avevano sfiorato quasi la banda inferiore, non li hanno toccati, sono ritornati subito sopra la banda centrale di Bollinger, che indica ancora una certa forza degli acquisti, quindi sicuramente ci sarà ancora la voglia di comprare su questo indice. Valuteremo anche qui la possibilità, superati i massimi intraday, di raggiungere il massimo di 22.200 punti. Vedremo quindi se questa situazione si avvererà oppure no. Per
Per tutto il resto, le analisi personalizzate, ciò che, di cui avete bisogno per scegliere i broker di opzioni binarie Forex, vi invitiamo a visitare borse.pro o a scriverci a esperti@borse.pro. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.